D'accordo. Domani mattina alle 10. Arrivederci. Ho parlato con Olaf Erler in collegamento da Kourou. Piangeva. Aveva parlato con Montgomery sul canale blu. Allora? Montgomery stava decidendo quale comportamento tenere. Devono essere tutti d'accordo. Beh, io ho estratto tutti i nastri di ogni fase, dal checkout al lancio. Li esamini in Inghilterra? Sì, ma non servirà a niente. Non otterremo mai una risposta. Ma come diavolo ho potuto permettere che mi manovrassero in quel modo? Avrei dovuto raccontare tutto alla stampa. Tu non ne hai colpa, Thomas. Ricordi, Icaro, volò troppo vicino al sole. Se infrangi nuove barriere, paghi uno scotto. L'equipaggio lo sapeva. Beh, in questo momento la sola idea mi sembra assurda. Dovremo sempre infrangere nuove barriere, ma per che cosa? Non si può farne a meno. È qui dentro. Fa parte di noi. Forse. 500 anni fa saremmo stati su una nave per circonnavigare l'Africa o trovare un passaggio a nord-ovest. Quello era pericoloso. Ma è giusto questo istinto? È così, esiste. Il mio computer non capisce il bene e il male. Beh, può darsi che siano scesi nel ponte più basso. Sai che succederà? Roma cercherà un capro espiatorio. Te ne ha già parlato qualcuno? Petrinelli mi vuole a Roma d'urgenza. Ma non ha detto perché. Il consiglio accetterà. Ne sono certo. Accetterà cosa? Le sue dimissioni. Le mie dimissioni? Alla stampa faremo credere che si tratta di una semplice questione di protocollo. Il disastro non è assolutamente colpa sua. Io mi ero opposto alla decisione di effettuare il lancio, e lei lo sa. Sì, lo so. Forse direi che lei non ha tenuto molto conto della realtà. Di quale realtà? Le vite di quegli uomini non sono realtà? La sua posizione l'abbiamo conosciuta tutti durante quella riunione. Nella missione sono state investite grosse somme di denaro. Mi lasci finire. Quando verrà data notizia del disastro, ci sarà un grosso scandalo. E la fiducia che i governi ci hanno accordato dandoci la metà dei nostri fondi risulterà gravemente compromessa. E di certo chiederanno un capro espiatorio. Un capro espiatorio? Certo. Sarà più che naturale. Non sia così ingenuo. Vorranno vedere un'altra persona al suo posto. Un uomo nuovo. Chi? Ah, non ne ho idea. Olaf Erler? È mio dovere informarla, in ogni caso, che ho avuto delle pressioni ultimamente perché anticipassi il suo pensionamento. Pressioni? Che pressioni? Da chi? Ah. Beh, questo non ha molta importanza. È un fatto irrilevante, no? Se non mi dimetterò, sarò licenziato. Oh, la prego, non sia così drastico. Dovrebbe farmela avere per iscritto, naturalmente. Ah, sì? Ah, un'altra cosa. La notizia del disastro non verrà divulgata prima di qualche altro giorno, forse settimane. Sperate di mantenerla segreta così a lungo? Questo non è un suo problema, giusto? Io non mi dimetto. Ma avrà una mia lettera, stia tranquillo. Aspetti un momento. Thomas, un centinaio di anni fa, questo palazzo era della mia famiglia. Poi le vicende della guerra e siamo stati costretti a venderlo. Ora io lavoro qui come impiegato. È un'ironia, non trova? Che cosa vorrebbe dire? Che bisogna accettare la vita così com'è o si rischia di essere sopraffatti, capisce? È una minaccia? Eh? Oh no, non è una minaccia, mio caro. È un fatto. Thank you.
Non c'è niente di losco in tutto questo. Allora perché rimandare? Per quale motivo? Riccardo non te l'ha spiegato. No. Cosa doveva spiegarmi? Beh, probabilmente gli occorre tempo per parlare in forma ufficiosa con i governi finanziatori prima di dare la notizia. Perché non me l'ha detto? Perché, mio caro, tu sei un ingenuo. Il tuo cuore è così indifeso che non riesci a farlo tacere. Io vorrei che si ammettesse con coscienza e dignità ciò che è accaduto, senza coperture. Ah, non c'è una copertura. O almeno non ci sarà ancora per molto. Beh, scusami. Non preoccuparti, sta tranquillo. Goditi la serata. Non sei contento? Dov'è tuo marito? Leo è a Salisburgo.